come traspirano le piante? Rispondiamo a questa domanda oggi con un semplice esperimento. Prendiamo due gambi di sedano, più o meno della stessa lunghezza e spessore, di cui uno privo di fogli e l'altro con foglie. Un pennarello, un contenitore di olio, due bicchieri di vetro trasparenti con la stessa quantità di acqua all'interno. Prendiamo il gambo privo di foglie e lo immergiamo nel primo bicchiere. Prendiamo il gambo con foglie e lo immergiamo nel secondo bicchiere. Controlliamo i livelli dell'acqua e segniamo con un pennarello il livello su entrambi i bicchieri. Mettiamo dell'olio facendolo scorrere lungo le pareti in modo da formare uno strato sottile sulla superficie dell'acqua. Ecco, in questo modo si sta stratificando. Aspettiamo 12 ore e controlliamo i livelli dell'acqua nei bicchieri. Dopo 12 ore possiamo notare che il livello dell'acqua nel bicchiere dove abbiamo inserito il gambo con le foglie è notevolmente inferiore. La quantità di acqua che è stata assorbita dalle radici è arrivata alle foglie ed viene emessa sotto forma, espulsa all'esterno sotto forma di vapore acqueo attraverso delle aperture, dette stomi, che si trovano in tutti gli organi verdi delle piante e soprattutto sotto la pagina inferiore delle foglie. L'apertura e chiusura degli stomi è regolata da cellule dette di guardia o di chiusura che ne regolano appunto il movimento a seconda della necessità maggiore o minore che la pianta ha di traspirare e quindi di avere scambi gassosi con l'ambiente esterno. La traspirazione è una funzione importante e determinante per la vita delle piante. Grazie ad essa la pianta può captare l'anidride carbonica nell'ambiente e inviarla all'interno dei tessuti per svolgere la funzione clorofilliana, quindi la fotosintesi. Così anche per l'ossigeno, per la respirazione. Se le piante non traspirassero, i due processi non avverrebbero.